In Casa Rossi, le festività natalizie rappresentano un momento molto speciale. La famiglia si riunisce e Mario può finalmente riabbracciare sua nipote. E come ogni anno, Mario si emoziona quando sua nipote lo sorprende, consegnandogli il suo dono natalizio. Mario darà il suo regalo a Silvia durante il pranzo di Natale, ma nel frattempo non rinuncia a ricambiare l'affetto di sua nipote, trasferendole un po' della sua esperienza. Vedi, Silvia, donare è una cosa meravigliosa. Ci fa sentire bene e produce un effetto magico nell'altra persona. La spinge a ricambiare, rafforzando la relazione. Questa regola non scritta, che è alla base delle organizzazioni sociali, è stata ben descritta dallo psicologo sociale Robert Cialdini. Si tratta del principio di reciprocità. È una regola che funziona bene nella maggior parte dei casi. Però, in taluni casi potrebbe essere sfruttata per manipolare le persone, al fine di realizzare delle truffe, magari sfruttando la tecnologia digitale. In questo periodo potresti ricevere, ad esempio, buoni regalo elettronici inaspettati, da utilizzare per effettuare acquisti in un negozio online pieno di sconti riservati. Una volta cliccato sul link che ti permette di ottenere il buono regalo, ti sentirai incentivata a fare degli acquisti. E sulla base del principio di reciprocità sarai portata ad accondiscendere a qualche richiesta straordinaria, senza riflettere troppo. La richiesta di fornire dati riservati ti sembrerà quasi normale, perché quel sito ti ispira fiducia. Scoprire di essere stata truffata rovinerà la magia del Natale, e questo è quello che vogliamo evitare. Rifletti sempre prima di cliccare. E fai particolare attenzione quando ricevi un regalo inaspettato. Informati bene sull'affidabilità dei negozi elettronici, evitando azioni impulsive e acquisti compulsivi. Con un po' di attenzione possiamo rendere queste festività più sicure per tutti, evitando i rischi digitali. Doniamo un po' di felicità a chi vogliamo bene, ma non ai criminali cyber.